Buona la prima delle due serate di Notte Bianca Cicalesi. Il quartiere di Nocera Inferiore ieri è stato preso letteralmente d'assalto da migliaia di persone che hanno gradito la musica e gli spettacoli, ma anche i prodotti offerti negli stand gastronomici in occasione della manifestazione promossa per il terzo anno consecutivo dall'Associazione Amici di Cicalesi. Il quartiere anche questa sera indosserà il vestito migliore per accogliere i visitatori nella seconda serata di Notte Bianca. Questo per noi è una soddisfazione, ma soprattutto per il quartiere cicalese, che penso sta dimostrando anno dopo anno che sia all'altezza della città di Nocera Inferiore. Questo grazie ai giovani, diamo largo ai giovani, dobbiamo supportare noi imprenditori, che i giovani possano sempre motivarsi per le cose belle mettendoci passione, sacrificio, ma soprattutto in questo momento anche esporre in prima persona la loro faccia. La tanto attesa Notte Bianca è arrivata e infatti stasera il quartiere cicalese Cicalesi è in festa. Ciò dimostra che anche nelle periferie è possibile portare queste manifestazioni, questi eventi degni di nota. Ciò grazie all'organizzazione dei ragazzi che compongono l'Associazione Amici di Cicalesi, e volevo inoltre anche ringraziare gli altri residenti del quartiere stesso, senza tralasciare, anzi fare un ulteriore ringraziamento anche ai titolari dei negozi che stanno comunque allietando la serata con le loro numerose attività. Volevo soprattutto inoltre ringraziare, anzi diciamo fare un applauso a tutti coloro che hanno scelto stasera di venire a Cicalesi, come diciamo numerosi visitatori, più numerosi ancora dell'anno scorso. Faccio un appello a tutti i cittadini dell'Arla Nocerino Sennese di non farsela scappare, perché veramente ci sono tradizioni, spettacoli, arte, cultura e una bellissima gastronomia. Ci sarà anche un grande pizzaiolo che farà la famosa pizza pezzella, le corti sono ancora più addobbate. Vi aspetto tutti stasera a quartiere Cicalesi, Nocera Inferiore, per vivere una serata all'insegna dell'allegria. Tre postazioni musica dove si alterneranno vari generi musicali per accontentare tutte le fasce d'età, per i bambini Luna Park gonfiabili, artisti di strada e animazione, ricordiamo tutto gratis, per gli adulti tante specialità culinarie. Praticamente potrete venire nelle macellerie del nostro quartiere e assaggiare un'ottima fetta di carne, entrate e la scegliete voi. Panini, cuoppo di pesce direttamente da Vietri sul Mare, e in più abbiamo dedicato una strada all'arte perché i cittadini hanno sete di cultura, quindi ci sarà uno spazio dedicato per i dipinti, allo sciabbi, scrittrici e alle auto e moto d'epoca.